Solo l'audio, i video no. Riesce a comprendere quello che viene detto, anche se fuori il microfono,
Possiamo anche approvare questo con, diciamo, proposta di integrazione di quello che porterò al prossimo consiglio, oppure direttamente al prossimo, diciamo, poi rintracciare per i lavori che consigliamo per questo. Possiamo soltanto dare mandato al tecnico che registra di riascoltare l'audio per cercare di vedere se si sente qualcosa di più, ma non è che voi potete aggiungere una vostra dichiarazione. Posso dire al consiglio se riusciamo a sottolineare la sconfitta attenzione perché così. Sì, ma stiamo parlando di eccesso di zelo, perché il tecnico mi ha già garantito che è stato ascoltato più volte e non è riuscita a comprendere e a scrivere ciò che veniva detto fuori dal microfono. Sta di fatto che alcune parti che non sono state enunciate attraverso il microfono scritte quanto comprensibili, quindi io penso che si stia ragionando non posso dire con molta improbabilità nel riascoltare questo, la registrazione per cercare di comprendere quello che si è detto. Però la segretaria ha espresso il suo parere, non lei ha chiesto il parere della segretaria, ma scusate, si è espresso abbastanza chiaramente per dicendo. Allora, se l'audio che registra è quello che viene registrato ci garantisce che è il grado che posso dire, possiamo pensare di avviare il punto dell'ordine del giorno.
capace pure che nel discorso magari anziché la poesia è stata pronunciata da lei. Bisogna ricordare fedelmente quello che viene detto. Sicuramente non è facile interpretare che anziché date voleva dire il consigliere voleva dire date. Quindi non possiamo andare, cioè la vita non può andare a modificare poi interpretare quello che si voleva dire. Non questo è semplicemente un errore della scrizione, ma Antini ci dà la merda, ci dà la mattina, voglio dire che succede, non è quello che è. Però io non ho detto dare, ho detto dare. Vengono date perché non è mia abitudine esprimermi in questo modo, dire in un consiglio comunale mi vengono dare. Come facevo i tempi scolastici, figuriamoci se faccio le lezioni. Thank you.
finanziamento per spese di investimento è pari a 215.811,88, l'utilizzo della parte accantonata è pari a 16.981,66, l'utilizzo della parte vincolata a 95.354,64. Il riaccertamento dei residui attivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate, motivando la ragione del loro mantenimento dell'eventuale cancellazione parziale di totale. Destro è scaturito un fondo pluriennale vincolato pari a 1.023.314,46. Il risultato dell'amministrazione dell'esercizio 2021 presenta un avanzo di euro 1.242.999,34 ed è stato accantonato come segue: per euro 945.406,07, quale accantonamento obbligatorio del fondo credito di esigibilità secondo il metodo ordinario; per euro 83.835,56 per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze o contenziosi in corso; per 39.410 per i nuovi contrattuali indicati nel mandato del sindaco. Poi è stato tra l'altro accantonato la somma di euro 7,54 quale fondo per perdite risultanti nel bilancio di esercizio delle società partecipate per la Valle della Roma SRL. La parte disponibile del risultato di amministrazione è pari a euro 116.375,72. La parte di avanzo vincolata ammonta a euro 51.470,45 ed è così ripartita. Euro 1.146,34 deriva dal trasferimento dello Stato per tali utenze non domestiche. Euro 31.244,86 quale quota del Fondo Funzioni Fondamentali 2020-2021 non utilizzata e da utilizzare nel 2022 per emergenza Covid. 593,84 euro quali trasferimenti regionali da destinare a emergenza Covid nel 2022. 18.485,38 quali oneri di organizzazione da riscuotere a cercare successivamente la regione. La spesa per il lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2021 e le relative assunzioni hanno rispettato i vincoli disposti sull'assunzione di personale a tempo determinato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio. Sulla spesa del personale a tempo convenzione o contratti di collaborazione coordinata e continuativa che obbligano a non superare la spesa dell'anno prima. L'obbligo di riduzione della spesa di personale rispetto al valore medio del triennio 2011-2013, limite di spesa degli enti in precedenza non soggetti vincoli del patto di stabilità all'interno. L'ammontare complessivo di risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale assumendo a riferimento all'esercizio 2016. Prego, consigliere, se ci sono interventi. Prego. Buonasera. Il consigliere Fortunato ha spiegato bene i numeri. Dal colloquio avuto con la dottoressa Bastone c'è una cosa che mi ha colpito un parecchio, che il tasso di morosità per quanto attiene le tagli. E su quello gradirei una riflessione anche da parte della maggioranza e anche con il nostro contributo se è voluto. Quello che invece io voglio prendere in considerazione questa sera è questo. Il 2021 è il primo rendiconto vero dell'amministrazione. E su questo, dal punto di vista politico, abbiamo da dire un po' di cose. Partirei dall'impiego della segreteria comunale.
senza i responsabili del primo settore, per cui riteniamo che se nel prossimo bilancio il sindaco rivede questa posizione, probabilmente risparmia il comune. Poi il personale. Ho visto una tale confusione per quanto attiene il fabbisogno del personale che nel giro di 7 mesi sono state fatte 7 delibere dicendo tutto il contrario di tutto. Con la ciliegina sulla torta, la delibera del 15-10-2021, in cui si butta in autotutela, si ritira l'ipotesi di mobilità, e giustificando con bisogno di provvedere urgentemente alla sostituzione e col fatto che non c'era mai. Poi non si sa, con una determina del 28 di dicembre, il 28 di ottobre, si è proceduto al rimborso della quota di partecipazione, procedura di selezione del numero di istanza pervenuta il 5-10. Per poi arrivare nel 2022 a utilizzare una graduatoria quasi scaduta, anzi al comune di servizi, per chiudere la mobilità sul primo settore. In ultimo abbiamo la gestione per quanto attiene il nuovo regolamento per quanto riguarda l'occupazione solo pubblico. Come prevedevamo, ha portato un ulteriore e considerevole aumento dei costi per il personale, per le famiglie che hanno voluto fare dei lavori sul nostro territorio, principalmente nel 505. La ciliegina sulla torta invece è il censimento dei passi verranni. Una operazione iniziata a novembre con la messa delle buche della posta di un volantino del comune, che naturalmente poteva, non era ufficiale, era qualcosa così di campanilante, che diceva che forse quella casa doveva pagare questo valore di mercato. Precisamente 536 utenti censiti avvisati con lettera, direi avvisati con lettera si protocolla e si modifica, invece questo non è successo. Alla luce di questo abbiamo avuto un pagamento del 38%, quindi che significa che abbiamo il 62% di persone che non l'hanno pagato. Inoltre questo, come dicevo anche al comandante in quel periodo, questo è un tributo e come tale in realtà è difficile, per cui sarebbe stato corretto che, come viene utilizzato, di comunicarlo ai cittadini in tanti modi. Uno sarebbe potuto essere anche WhatsApp, visto che viene usato tanto per pubblicità, per pubblicizzare le iniziative del comune. Bisognava mettere anche la faccia su questo e dire comunque c'è un nuovo tributo da pagare e sarebbe stato. Naturalmente su queste sono considerazioni politiche e mi aspetto risposte politiche sia dal vice sindaco che dal sindaco per fare le valutazioni. Grazie. Consiglio comunale per fare la lingua e non per fare polemiche o
fatica da fare per tenere per forza conto che al di là della sua figura, che è una figura di esperienza, quella del vice sindaco, dell'assessore di Rizzo e di Garaggio Danna, anche del consigliere Neri, hanno diciamo svolto così in passato il ruolo di amministratori che il ruolo di dipendenti in alcuni casi, quindi c'è conoscenza della materia, ma siccome noi non facciamo opposizione con la pagliuzza negli occhi, veniamo qui a vedere, non so perché stiamo dall'altra parte, andiamo a iniettare rabbia o a venire a fare polemiche, è chiaro che c'è, esiste un tempo di amare la legge di Stato che è necessario in tutte le nuove avventure. Quindi questo è il primo vostro rendiconto, per cui noi una valutazione politica la facciamo, ma l'avremmo potuta fare ancora con maggiore, diciamo così, collaborazione se ci fosse stato chiesto magari il nostro piccolo, perché tutti quanti noi dobbiamo tutti il bene della nostra comunità, non esistono consiglieri che vogliono il male della nostra comunità, quindi nel nostro piccolo tutti cerchiamo di fare il nostro meglio il possibile affinché la popolazione possa diciamo stare meglio di come sta, soprattutto si possa dare un piccolo contributo ovviamente in proporzione al ruolo. Per questo se ci sono problemi con la Tari noi ci auguriamo che non ci si intervenga da inquisitori, perché non ci dimentichiamo che veniamo fuori dalla pandemia in cui le persone si sono trovate a gestire e oggi ancora di più mentre si stava vedendo la luce intorno al tunnel, in fondo al tunnel vediamo che cosa, la guerra, l'aumento dei prezzi, l'aumento dei trasporti, aumenti quindi siamo costretti ad assistere impotenti ad un continuo aumento che purtroppo parte dall'energia elettrica, finisce tutto il resto, per cui le famiglie sono già alle strette, per cui un eventuale discorso di recupero della Rai noi ci auguriamo che avvenga spalmato nel minimo del tempo per finire incontro alle esigenze delle persone, perché noi non abbiamo, ripeto, la soluzione, la bacchetta magica, non ce l'ha contro probabilmente manco l'amministrazione, per cui quello che si può fare è cercare di intervenire facendo tanto tempo alle persone nei limiti ovviamente della, che ci impone il legislatore sempre nel rispetto delle norme e della legge. Non entriamo nel merito delle scelte politiche sia del personale che della scelta del segretario comunale, perché questo appartengono, che è già discusso in dei consigli comunali, quindi la scelta politica l'avete fatta, per cui non entriamo in questo discorso, però siamo rimasti diciamo così perché noi non vogliamo, non abbiamo intenzione di apparire, non vogliamo fare grandi diciamo corpi teatrali, perché se c'è un problema magari qualche volta invece di scrivere o di creare posto, di creare, a volte si interviene con un messaggio, non è per dire guarda che c'è questo problema da risolvere, perché non abbiamo intenzione di apparire, però il discorso che facciamo è che anche quando si tratta di una di approvazione di un rendiconto, magari il capogruppo o qualcun altro, non dico che mi chiami a me, ma una telefonata anche al consigliere Dio per dire guardate, avete intenzione di proporre questo, che cosa vedete, che cosa niente, zero. Quindi questo ovviamente con le premesse che ho fatto prima e ribadendo che noi non facciamo polemiche, stavo aspettando di finire la parola, non mi sembra quello che mi ha risposto io. E niente, quindi noi ribadiamo il nostro voto di astensione, però in futuro ovviamente potremmo essere sia più tolleranti che magari più rigidi in base a poi a come sarà l'andamento dei prossimi mesi e il rapporto di rispetto che ripeto noi che dobbiamo il consiglio, non veniamo per fare essere tempo per vedere, non vogliamo essere visti come coloro quali
vengono in consiglio soltanto per creare malumori, per sollevare problemi. Noi siamo stati chiamati ad amministrare dei cittadini che ci hanno dato i loro sistemi, e in quella direzione, in quell'ottica, proseguendo in quello che è stato un percorso politico che abbiamo iniziato 2 anni fa circa, proseguiremo in questa direzione, cercando sempre ovviamente di tenere presente che per tutti esistono le difficoltà, e che poi, anche se qualcuno dovesse, cosa che non è mai venuta fino ad oggi in natura, fare la perfezione, ovviamente è tutto perfettibile, è tutto migliorabile, ma se c'è, diciamo così, un coinvolgimento. Se ovviamente questo coinvolgimento non c'è, diventa un monologo, e magari al confronto delle idee sono anche diverse, perché tante volte non nasce niente di positivo, ma nascono negatività. Quindi il voto, per i motivi che ho detto prima, è un voto di astensione. Grazie. Ci sono altri interventi? Sindaco, signor. Prego. Buonasera a tutti. Io credo che chiaramente l'approvazione di questo punto così importante della vita amministrativa meriti qualche riflessione soprattutto politica, come diceva opportunamente il consigliere De Leo. Ma la merita non nella grandezza dei numeri, ma nelle valutazioni che devono essere fatte su un bilancio che è tecnicamente corretto e che politicamente è stato volutamente e approfonditamente valutato e gestito nella forma migliore e nella sostanza migliore. È stato introdotto ultimamente, e oggi in una discussione con un tecnico è stato rilevato, che alcune valutazioni che devono essere fatte sui bilanci devono essere permeate dal buon senso, dalla cautela e dalla prudenza. Proprio il legislatore ha introdotto questi criteri per poter, come dire, dare una strada maestra ai politici per dire: guardate che al di là dei numeri e dei soldi, se ci sono o non ci sono, dovete soprattutto utilizzare il buon senso e la buona amministrazione da compagna di famiglia per poter ottenere dei risultati. Io credo che questo sia stato fatto qui a San Pietro lo scorso anno. Il ringraziamento totale va agli uffici, perché hanno tenuto questo importante, hanno tenuto le fila amministrative e tecniche di questo importante strumento in maniera veramente egregia. Ripeto, non parlerò di cifre, però pure le valutazioni che erano state, che mi hanno preceduto, per le consigliere De Leo, sul fatto che la DARI presenta delle difficoltà, lo sappiamo che ci sono tante situazioni che presentano situazioni di difficoltà, ma pure lì deve intervenire il buon senso e il senso di responsabilità, perché le famiglie escono da uno stato per cui la tolleranza. Io, più che io, mia moglie gestisce un ufficio di consulenza fiscale e tributaria e gestisce un buon numero di situazioni fiscali e di IMU e di tagli. Molte persone si rivolgono per poter avere i permessi. Ebbene, quando si dice, quando ci sono famiglie che hanno abitazioni in altri territori, dicono, lì sono perentori, lì applicano subito la penale, mentre a San Pietro hanno la tolleranza di poter stare qualche giorno in più invece della scadenza prevista dalla legge. Questo credo che sia buon senso, questo credo che sia amministrare da buon padre di famiglia. Ma io non voglio dire cifre, voglio solamente darvi
un'idea di quello che può significare un bilancio nell'unica voce che deve essere sottolineata, quella che è la parte disponibile. Per i tecnici del bilancio indica la virtuosità dell'esercizio, al di là degli accantonamenti, al di là degli avanzi, al di là delle forme delle parti vincolate, al di là di tutte. La parte disponibile è la fotografia, e la fotografia del virtuosismo di un bilancio. È chiaro, consigliere, che io sono perfettamente d'accordo con un coinvolgimento maggiore di tutte le parti politiche, proprio perché nelle decisioni è auspicabile, voglio dire, però siamo ancora al primo anno di amministrazione, per cui la strada può essere spianata, può essere strada lunga, per cui avremo occasioni di confronto, occasioni di condividere alcuni momenti importanti della vita amministrativa. Io termino il mio intervento ripetendo il mio grande apprezzamento per la parte tecnica, ma soprattutto pure un apprezzamento perché pure il fatto dell'individuazione con molta scrupolosità. Mi sembra eccessivo dire che sono state fatte delibere su tutto il contrario di tutto, perché hanno un senso. La ricerca di personale per una pianta organica ridotta deve essere fatta con grande accuratezza. Nel passato si usavano altri criteri, me ne rendo conto, perché io non vengo da lontano. E l'ultima vita amministrativa, forse gli ultimi 10-15 anni, mi sono stati un po' estranei, ma insomma dopo 80, che è un bel numero di anni che ci confrontiamo con queste materie, e so perfettamente i percorsi quando si dovevano individuare delle figure apicali o dei dipendenti o quant'altro. Io posso soprattutto rassicurare tutti i cittadini di San Pietro, questo lo faccio ovviamente con il cuore in mano, che qualsiasi scelta è stata fatta all'insegna del grande senso di responsabilità. Eppure la presenza non per piaggeria della segretaria, che perché il Comune in questo momento, con tante iniziative, con tanti finanziamenti, con tante attività che ci avviciniamo a dover organizzare e a fare, ha bisogno di una figura che sia presente. Ecco come si giustifica ampiamente, magari potesse avere l'esclusiva di poter venire per le 40, per le 36 ore solamente a San Pietro. E quindi voglio dire, ma al di là di quello, io credo che, e questo vale pure con dichiarazione di voto, perché chiaramente il voto della maggioranza va in quella direzione, credo che bisogna soprattutto apprezzare il grande virtuosismo, il grande impegno che tutti quanti gli uffici e la parte politica sta lottando per poter mettere ordine alcune situazioni, pure i passi che avranno. Sapevamo quello che andavamo incontro. La forma, portarsi il volantino informale invece della raccomandata, può essere, però la sostanza rimane nella volontà di mettere ordine su una situazione che è precaria, su una situazione che deve essere risolta, e sarà risolta. Io credo che con l'aiuto di tutti quanti, con le parti politiche e le parti sociali, perché si tratta pure di quello, perché usciamo da una situazione abbastanza precaria, credo che possiamo arrivare all'obiettivo che questo bilancio non sia solamente numeri, ma sia soprattutto sostanza. Ci sono altri interventi? Prego. Buonasera. Ho ascoltato con interesse tutti gli interventi che mi hanno preceduto. Credo che a questo punto l'ordine del giorno sia abbastanza
decide sempre qualcuno, senza mai interfacciarsi con qualcun altro, senza mai avere un vero e proprio confronto, perché credo che nessuno possa smentirmi, il confronto arricchisce tutti, coloro che sono, anche coloro che sono molto più preparati di altri, e arricchendo tutti porta secondo me azioni migliori, con risultato finale un miglioramento delle decisioni che vengono prese nella comunità. Quindi io non dico che tutte le decisioni sono opinabili o contestabili, dico soltanto che sarebbe opportuno, interessante, credo naturale, riuscire a realizzare uno spirito collaborativo concreto tra le minoranze e la maggioranza, perché tutti insieme rappresentiamo tutto il paese e tutti insieme vogliamo il bene di tutto il paese. Se ci sono delle proposte che purtroppo oggi non sono state mai accolte e noi ci facciamo portavoce di una parte della popolazione, quindi vuol dire che una parte della popolazione di questo paese non viene accolta, quelle che sono le sue istanze, se non la rappresentiamo. Viceversa, se riusciamo ad arrivare a un dialogo costruttivo, che non significa necessariamente che tutte le nostre proposte vengono accolte, ci mancherebbe, ma che qualcosa inizia a muoversi, secondo me l'obiettivo finale del bene comune si può realizzare. Che abbiamo parlato di politica, di scelte politiche, ma la politica, sapendo in là, fa solo la maggioranza. Scelte politiche fa solo la maggioranza, e noi siamo sempre fuori dalle scelte politiche, sono scelte politico-amministrative della maggioranza, e questo non è un caso, non perché contesti quelle che sono le vostre scelte, ma contesto il fatto che non riusciamo a collaborare nell'interesse della comunità. E siccome il capogruppo dell'ANCI ha proprio detto un coinvolgimento è auspicabile, quindi, ma chi decide poi concretamente che questo coinvolgimento si possa realizzare o no, se non voi? Ci sono terze, quarte persone, gruppi politici, segretari di partito che possano dire no, abbiamo bisogno ancora di un rodaggio, magari il coinvolgimento lo faremo in persona, no? Ha detto siamo agli inizi, da un anno e mezzo che siamo qui, saremo qui 5 anni, dobbiamo aspettare il terzo o quarto anno per essere coinvolti e per collaborare. Esprimersi in maniera così, così tranquilla e serena è una base ennesima per una collaborazione, e se lo faccio, se lo facciamo solo perché il nostro interesse è quello. E ha concluso sempre il consigliere del gruppo dell'ANCI con l'aiuto di tutte le parti politiche, e ribadisco, le parti politiche sono la maggioranza che ha giustamente i numeri ed è stata scelta
che è un grande tema, dato che il fondo aumenta di anno in anno, ma vorrei ricordare che dal 2017 al 2021 è andato in questa maniera. Siamo passati da 353.893 euro, 532.960, 686.617, 729.315, 945.000 per l'anno esercizio 2021. Per quanto riguarda la riscossione di tutti i tributi dovuti, quindi questo è un tema sicuramente importante per il rimonto e per tutto, diciamo, il bilancio dell'ente. Quello che posso dire è che mentre l'amministrazione insieme agli uffici di competenza sta provvedendo e provvede ogni giorno a fare tutto quello che potete fare in termini di legge, anche adottando le iniziative, ripeto, rispettando quali sono appunto gli termini di legge. Quindi è un grande, diciamo, una grande preoccupazione sicuramente anche dell'amministrazione. Consapevoli di poter dover continuare
essere